Oggi voglio provare insieme a voi l'Insta360 Go 3S per le riprese sott'acqua o magari più semplicemente per le riprese al mare. Vi ricordo che l'Insta360 Go 3S è impermeabile fino a 10 metri di profondità, ma solo lei. Infatti se volete utilizzare anche l'Action Pod con la Go 3S montata, in questo caso sarà resistente agli schizzi, quindi non lo possiamo immergere in acqua. Mentre se scolleghiamo la Go 3S, lui non è più impermeabile. Quindi sicuramente per l'utilizzo al mare l'Action Pod io lo lascerei a casa o magari sotto l'ombrellone. Tra l'altro vi voglio ricordare che questa lente copriobiettivo non va smontata, infatti conviene lasciarla avvitata molto bene, perché appunto se invece è svitata potreste avere qualche problemino sott'acqua. Adesso dobbiamo configurare per la prima volta il pulsante della Go 3S e quindi la inserisco momentaneamente nell'Action Pod. Quindi vado all'interno delle impostazioni e quindi seleziono impostazioni pulsanti della Go 3S e con un clic entreremo in modalità video, ma selezioniamo parametri personalizzati solo per impostare il 4K a 30 fps. Dopodiché lascerò tutto in automatico. Infatti il video di oggi è dedicato più che altro a un utilizzo pratico e semplice della Go 3S, quindi non staremo qui a selezionare delle impostazioni troppo avanzate. Per il doppio clic voglio invece selezionare lo slow motion, che è per le riprese subacquee sicuramente l'ideale. Poi ovviamente se avete le mani leggermente umide non sarà l'ideale usare il touch. Ora in parametri personalizzati mi assicuro che ci sia il 2,7K a 100 fps in 16 noni e poi lascio tutto in automatico. Adesso così la nostra Go 3S è configurata. Adesso spengo la videocamera, più che altro voglio spegnere l'Action Pod e rimuovo la Go 3S. Adesso quindi monto la Go 3S in questo supporto che è incluso in confezione, quindi l'aggancio così e devo fare attenzione che si sia inserita bene. Infatti in questo caso, come potete vedere, non si è agganciata bene, quindi entrambi i perni effettivamente si devono inserire bene, quindi poi mi assicuro che adesso effettivamente si sia agganciata. Scusate ragazzi, ma mi sto confondendo per il casino che c'è veramente di questi gabbiani, non so se riuscite a sentirli. Comunque adesso monto il selfie stick invisibile. Vi ricordo che questo selfie stick non è effettivamente invisibile, ma lo diventa con le riprese a 360, quindi quando utilizziamo la X3 o la X4. In questo caso lo sto utilizzando solo come supporto. Adesso quindi devo accendere la Go 3S e per farlo tengo schiacciato questo pulsante, quindi attendo l'accensione. Con un clic so che avvierò la modalità video, quindi quella lì in 4K a 30 fps, che va bene magari per un vlog. Poi con un clic interrompo la registrazione e con un doppio clic, quindi 1, 2, so che andrò in modalità, quindi la modalità che proveremo ad utilizzare sott'acqua.
come avete visto è impermeabile e possiamo fare le riprese sott'acqua con un'estrema semplicità, ma la qualità video non sarà dalla nostra parte. Infatti le riprese della Go 3S fuori dall'acqua vanno benissimo, ma sott'acqua saranno sfocate. Questo è dovuto da questa piccola lente qui che è leggermente curva e appunto in acqua si crea questo effetto. Quindi che cosa significa? Che se siete al mare e dovete fare dei video in superficie o dei video dei tuffi va benissimo. Se siete a mare e dovete fare delle riprese sott'acqua magari di qualche secondo da pubblicare come storia di Instagram, allora va bene pure. Se invece dovete fare delle riprese più lunghe o comunque volete riprendere i fondali, i pesci, beh allora in quel caso vi consiglio il case subacqueo e quindi vediamo qualche esempio. Come avete visto la qualità è ben più alta, infatti adesso le immagini sono perfettamente a fuoco, quindi potremo utilizzare la Go 3S anche per riprodurre video su dei display più grandi o anche sulle televisioni. Ovviamente non abbiamo raggiunto il livello della Ace Pro, però comunque sicuramente questo accessorio fa il suo dovere. E prima di darvi un po' di info utili vi volevo far vedere rapidamente il contenuto della confezione. Allora, al suo interno troviamo il classico piccolo manuale di utilizzo, poi abbiamo il case subacqueo che ora vedremo nel dettaglio, poi abbiamo questo adattatore per la filettatura da un quarto di pollice, quindi classico aggancio da action cam per il cavalletto o comunque per il selfie stick. E poi abbiamo una piccola custodia per il trasporto per evitare che il case si possa graffiare. Poi abbiamo gli inserti anti-appannamento. E poi abbiamo qua questi accessori, ovvero questi spessori con il collante da eventualmente agganciare qui, io non li uso mai. Dopodiché abbiamo questo laccio per il polso e poi questa qui che è la chiave per avvitare o svitare appunto le viti, ovvero queste qui. Allora, il case subacqueo intanto si apre così ed è compatibile sia con la Go 3S che metteremo fra un momento che con la Go 3, quindi infatti inserisco qui la Go 3 giusto per farvi vedere che effettivamente lo possiamo utilizzare anche con lei. Tengo schiacciato qui il pulsante laterale e appunto lei si è accesa e funziona ovviamente senza alcun problema. Quindi appunto, come c'è scritto effettivamente anche nella confezione, è compatibile sia con Go 3 che con Go 3S. In ogni caso questo case subacqueo è impermeabile fino a 60 metri di profondità, quindi comunque se dovete fare delle immersioni profonde sicuramente è d'obbligo. La cosa comoda è che se utilizziamo questo case subacqueo ovviamente possiamo vedere il display della nostra videocamera, quindi invece di utilizzare semplicemente la capsula, quindi proprio la videocamera in sé, potremo utilizzare anche l'action pod, quindi appunto così capiremo quello che stiamo inquadrando. E poi ovviamente possiamo accedere ai preset, quindi cliccando qui, se noi li configuriamo
prima, possiamo comunque cambiare le impostazioni anche sott'acqua, e questa sicuramente è una grandissima comodità. Poi possiamo agganciare questo qui al selfie stick, rimuovendo questo adattatore appunto per la Go 3S e agganciando l'adattatore con il classico aggancio da action cam. Quindi poi lo mettiamo così, mettiamo la vite ed è fatta. Ovviamente così diventa anche più comodo nel momento in cui ci vogliamo fare dei video selfie. In ogni caso, dopo ogni immersione dovrete lavare questi oggetti con l'acqua dolce, quindi sia che utilizziate lo scafandro o solo la Go 3S dovete lavarli con acqua dolce e poi asciugarli con un panno morbido, questo perché il sale tende a corrodere. In ogni caso ragazzi, spero di avervi chiarito un po' le idee, ma se non sapete come configurare la vostra Go 3S potreste dare un'occhiata a questo tutorial.